Allora, iniziamo oggi a mettere in pratica le indicazioni che ci siamo dati sulla costruzione dell'interfaccia utente, in certo senso cercando di incasellare in un'interfaccia il più possibile usabile, amichevole, le informazioni che il sistema e l'utente si devono scambiare attraverso i casi d'uso. Quindi cercheremo di modellare delle interfacce utente attraverso dei mock-up dell'interfaccia grafica che siano coerenti con il caso d'uso che abbiamo deciso di sviluppare. Gli obiettivi essenzialmente sono quelli di scegliere opportunamente gli elementi grafici per poter rappresentare le informazioni che ci servono in ogni singolo passaggio del caso d'uso e prevedere tutte le possibili tutti i possibili percorsi che il caso d'uso prescrive. Quindi noi direi possiamo partire dai casi d'uso che abbiamo sviluppato insieme nelle esercitazioni, come esempio questi del richiede di unirsi al team e accetta la richiesta di iscrizione che avevamo fatto insieme, dei quali avevamo predisposto uno scenario con le sue estensioni, no? Che prevedeva quale tipo di informazioni veniva scambiata e anche come approcciare la realizzazione di quella funzione. No? Avevamo deciso che, ad esempio, l'utente doveva inserire il nome di una persona a cui mandare l'invio della richiesta di unirsi e non, invece, avremmo potuto fare diversamente, selezionarlo dall'elenco dei partecipanti. Qua abbiamo fatto delle scelte progettuali sulle quali non torniamo. Questo è il nostro caso d'uso. Adesso cerchiamo di realizzarlo. Allora, lo strumento pratico attraverso cui lo realizzeremo è questa piattaforma Balsamiq, di cui esistono varie versioni. No, Balsamiq, che è uno dei prodotti più famosi per quanto riguarda il disegno di mock-up, e ha una versione online e anche una versione desktop, quindi un programma installabile. È un prodotto normalmente a pagamento, ma per scopo, diciamo così, didattico, al Politecnico è stata data una licenza gratuita, quindi possiamo usare la versione online del prodotto Balsamiq, che a parte il fatto di essere un pochino più lenta perché è online, essenzialmente ha le stesse funzionalità della versione desktop. Allora, a questo indirizzo polito.mybalsamiq.com vi potete collegare, dovreste aver ricevuto in questi giorni una mail da questo servizio che vi dice registrati, conferma la tua registrazione per poter accedere. Allora ricordatevi di farlo, possibilmente prima di domani mattina per non perdere tempo, di accettare, definire l'account, la password, eccetera, eccetera, per poter entrare in questo portale. Questa area è tutta l'area di sistemi informativi. Ciascuna cartelletta di quelle che sono indicate qua è un progetto. Adesso vedete che ci sono molti SIA 2017 con un certo numero di matricola e sono i progetti associati a ciascuno di voi. Adesso voi non vedete tutto questo ben di Dio di progetti perché fortunatamente vedete solamente il vostro progetto e i progetti pubblici, che sono stati messi pubblici, come ad esempio quelli che faremo noi in aula, che sono visibili da tutti. Okay? Poi normalmente per renderli più facilmente identificabili i progetti che facciamo noi sono... rendiamo colorata la copertina. Vabbè, l'unico difetto di questo meccanismo di funzionamento è che voi non potete creare nuovi progetti, ma siete obbligati a lavorare, quindi creare tutti i mock-up all'interno di un unico progetto. Poi non ha in realtà limite sul numero di mock-up, però se fate tanti esercizi diversi rischiano di mescolarsi un po', perché quindi dovete dare un po' di ordine a voi nel come chiamate, diciamo così, le varie videate, per non mescolare. Purtroppo il tipo di licenza che ci hanno dato non vi permette a vostra volta di creare nuovi progetti. Allora, cosa vogliamo fare qua? Vogliamo creare il mock-up
quindi una bozza di interfaccia per questo caso d'uso. Per farlo apro un nuovo progetto, come vi dicevo voi non avete bisogno di aprire un nuovo progetto perché ce l'avete già, entrate nel progetto che vi è stato dato, nuovo progetto, e in questo caso devo definire il nome del progetto stesso, il nome del progetto richiede di un initial team, quindi chiamiamolo SIA 2017 Hackathon, chi non so mai come scrive, si scrive Hackathon, richiesta, richiede unirsi, team, lo abbrevio un pochino, che è il nome del caso d'uso che voglio modellare. In realtà potrei anche fare un progetto più ampio che contenga più casi d'uso diversi, ma andiamo per gradi. Allora, cosa ci dice? Questa è la pagina di benvenuto del progetto. Ci dice, guarda, prima cosa, puoi aggiungere, creare un nuovo mockup, quindi un progetto, per noi un caso d'uso, può essere composto di più bozze, di più mockup, e poi se vuoi puoi condividerlo con altri utenti oppure aggiungere questi cosiddetti assets, cioè le eventuali immagini, no, di contorno al mockup, cosa che a noi non interessa. Quindi la struttura di Balsamic è una struttura organizzata a progetto e ogni progetto è fatto di un insieme di mockup. Ciascun mockup è una videata che si crea ovviamente attraverso la funzione di aggiungi un nuovo mockup e apre un editor, no, che ci permette appunto di creare queste interfacce. L'unico difetto di questo editor è che richiede l'installazione di Flash, ancora purtroppo, e quindi se non ce l'avete sul vostro computer dovrà essere installato. Speriamo che prima o poi riescano a reimplementarlo senza bisogno di Flash. A questo punto abbiamo di fronte un foglio vuoto all'interno del quale possiamo posizionare gli elementi che costituiscono la nostra interfaccia. Questi elementi sono tutti accessibili in una libreria, UI Library, libreria di elementi dell'interfaccia utente, che compare, ad esempio qua in alto, è fatta di una serie di categorie diverse. Adesso purtroppo questa risoluzione non si vede tutto perché è un po' tagliato, quindi provo a modificare la posizione. Eccolo qua, mettendo la libreria a sinistra, ovviamente mi sacrifica lo spazio del disegno, ma qualcosa dobbiamo sacrificare per rimanere dentro il videoproiettore, in cui abbiamo una serie di componenti che possono essere inseriti nel nostro foglio di disegno. Questi componenti all li indica tutti e poi ci sono le varie categorie, quindi elementi grandi, big, tra cui la principale sarà la finestra del browser, oppure la cornice del telefono. Poi abbiamo vari tipi di bottoni, abbiamo common, elementi comuni, quindi testo, finestra, bottone, quindi quelli più frequentemente utilizzati, containers, contenitori che servono per organizzare i contenuti multipli all'interno della pagina, tipo ad esempio le varie tab, le varie linguette che permettono di commutare tra vari contenuti, forms, che sono tutti gli elementi interattivi per compilare i moduli, quindi caselle di testo, calendari, bottoni a scelta multipla, checkbox, combo box, eccetera, quelli che abbiamo visto, se vogliamo, in teoria, qui li possiamo usare. C'è una serie di componenti specifici di iOS, ci sono i componenti, qui li chiama layout, di nuovo, ad esempio scroll bar, o orizzontali o verticali. La parte markup serve per aggiungere delle annotazioni, quindi qualcosa che non fa parte dell'interfaccia utente, magari una nota, una postilla, no? Un'evidenziazione di qualche cosa, e questo markup può essere a piacere mostrato o nascosto. Per cui facciamo un mockup di come deve venire la finestra, ci mettiamo delle note
e poi se vogliamo queste note le vediamo perché servono per noi, oppure per far testare l'impostazione, l'interfaccia a qualcun altro, nascondiamo il markup e rimangono solamente gli elementi che avevamo previsto proprio in interfaccia. Media è la parte sui contenuti multimediali, essenzialmente la galleria di immagini, un'immagine, una mappa, un player video, tutta roba finta ovviamente, questi sono disegni che mettiamo sulla pagina, nessuno di essi è veramente una mappa, veramente un player video, ma ci fa capire che in quel punto della pagina vorremmo quell'elemento. Project asset è vuoto perché è l'area in cui carichiamo gli assets, cioè i contenuti personalizzati, immagini di sfondo, icone o cose di questo genere, se volessimo aggiungere al progetto. Site assets anche sono la stessa cosa, ma a livello di sito, non di progetto. E text è una grossa, diciamo così, parte di testo scritto nelle forme più strane, no? Il testo sotto un'icona, il testo in una tabella, una lista di varie linee di testo, un paragrafo di testo, una riga, più avanti ci sono i titoli, sottotitoli, no? Le varie forme in cui può comparire il testo all'interno di una pagina. Questa è la nostra libreria di elementi. Se poi, dopo un attimo che lavoriamo, sappiamo già cosa cercare, c'è questa casellina Quick Add, qua, in alto a destra, in cui se inizio a scrivere il nome di un elemento mi compare una piccola tendina con, diciamo così, la short list degli elementi che corrispondono a quel nome, e quindi spesso si lavora molto comodamente in questo modo. Ok, a questo punto proviamo a, faccio un po' di spazio qua, e cominciamo a mappare all'interno di una finestra di un browser. Quindi prendiamo la finestra del browser e la mettiamo qua, i contenuti. Quindi io semplicemente ho trascinato questa finestra sul foglio bianco e mi compare una finestra che posso ridimensionare, e per ciascun elemento selezionato compare sempre questa cosa brutta nera che fa paura, ma che rappresenta le varie proprietà di questo elemento. Quindi per editare, per portare davanti, dietro, cambiare i colori, eccetera, eccetera. Mostrare o non mostrare le scroll bar. Quindi sono finestre che ovviamente sono diverse per ogni tipo di elemento, finestre di proprietà che permettono di personalizzarlo. Allora, il nostro caso d'uso prevede una serie di interazioni, no, tra utente e sistema. Il partecipante richiede di inviare una richiesta, il sistema predispone un form, il partecipante inserisce il nome, eccetera, eccetera. Allora, come trasliamo questi punti in mockup? Li trasliamo a coppie. Pensiamo al punto 3. Il partecipante inserisce il nome. Dove lo inserisce il nome? Beh, lo inserisce in una casella di testo che il sistema ha predisposto nel passo 2. Dal punto di vista della videata, il passo 2 e il passo 3 sono una cosa sola, perché la videata che vediamo è ciò che, che il sistema ha generato nel passo 2 ed è ciò con il quale l'utente interagirà nel passo 3. Quindi per i passi 2 e 3 ci sarà una videata sola. Poi, a seconda di ciò che fa l'utente, al passo 3 ci sarà un'altra videata nella quale il sistema scrive delle cose al passo 4 alle quali l'utente risponderà al passo 5. Quindi 4-5 di nuovo sono le due metà, il prima e il dopo, della stessa videata. Ok? Quindi il pattern, visto che nei casi d'uso di solito c'è un'alternanza di azioni tra utente e sistema, ogni coppia di azioni il sistema fa, l'utente risponde, implica l'esistenza di una pagina che è stata costruita dal sistema e sulla quale l'utente può rispondere, può fornire la propria risposta. Quindi noi creiamo questi mockup a coppie. Il punto 1 è un punto un po' anomalo, nel senso che pensiamo che l'utente sia, diciamo, nell'home page del sito o da qualche parte e attivi questa richiesta: voglio unirmi a un team. Quindi potrebbe essere sul menu di sistema oppure una serie di bottoni di avvio, di operazioni
o di icone, no? Possibili. Quindi è un po' a parte rispetto al resto. Si presuppone che prima l'utente sia entrato nel sistema e quindi il passo precedente è che il sistema gli ha fatto vedere l'home page, ma questo è al di fuori del nostro caso d'uso, è dentro il sistema ma fuori dal caso d'uso. Quindi se vogliamo possiamo modellare il passo 1 in modo molto semplice, ad esempio se è possibile creare un menu, una barra dei menu, nella quale posso aggiungere, non so, aspetta, sì, una voce che potrebbe essere, è brutto da vedere, no, non mi piace, scusate, cambio idea, potrei mettere, se questa fosse l'home page, tra le varie funzionalità è, richiedi unisciti a un team. Unisciti, scusate. E qua possiamo avere un titolo. Togliti, qui ho poco spazio e quindi questi danno sempre fastidio. Una cosa di questo genere, dove magari siamo già loggati al sistema. Ah, questa volevo. Ecco qua, questa è al posto di questa. No? Così mi fa vedere, mi ricorda che sono già collegato al sistema, avrò la mia iconcina, il mio menu in alto, come siamo abituati a vedere, e poi una serie di azioni che corrispondono grosso modo ai casi d'uso possibili per questo utente. Quindi io non sto a fare adesso, in questo momento, un design grafico, però la immagino in bruttissima l'home page, come se avesse tanti bottoni che corrispondono ai vari casi d'uso, vai via, ai vari casi d'uso, e dall'home page posso attivare i casi d'uso che il sistema mi permette di fare. Adesso questo fatto con dei bottoni, con dei link, con dei menu, dipenderà poi ovviamente da tutta la parte di progettazione grafica del sito. In questo momento mi serve solo per capire che in qualche punto nel sito è possibile attivare quel caso d'uso. Quindi questo sarebbe un mockup per il passo 1. Allora lo posso salvare. Dandogli un nome, la chiamo passo 1. A fianco, qua a destra, c'è una colonna mockups che contiene tutti i mockup che ho creato all'interno del progetto, sotto forma di miniatura, quindi mi è facile spostarmi da uno all'altro. Allora, a questo punto, questo sarebbe il passo 1, step 1. Poi posso fare, passare finalmente, quindi l'unica cosa che posso fare in questo caso d'uso, nello step 1, è cliccare su quel bottone. Poi farò un altro mockup per i passi 2 e 3. Allora, per semplicità, anziché creare uno nuovo, c'è una utilissima funzione clona, me ne fa uno identico a quello precedente, che posso andare a modificare, quindi cancello queste parti qua, e ci aggiungo un sottotitolo che è
richiesta di unirsi a un team. Che è la funzione nella quale siamo, ad esempio. Allora, cosa ci faccio qua dentro? Qua dentro il sistema predispone un form in cui inserire il nome della persona e il partecipante inserisce il nome e conferma. Quindi, una casella, un form in cui inserire il nome è tendenzialmente una singola casella di testo, nel quale l'utente può inserire il nome. Quindi abbiamo una casella di testo, che è un text field normale, qua sotto, in cui, preceduta direi, no, pardon, questo qua, un'etichetta, una label, che metto sopra di istruzioni. Inserisci il nome della persona, del partecipante a cui vuoi unirti. Una spiegazione di che cosa deve essere fatto, c'è il campo di testo, e poi avrò un bottone di conferma. Togliti. Magari lo allineiamo, così è più chiaro che la conferma è di questo dato che ho inserito. Molto minimale, per carità, no? Ma in questo passo implementiamo ciò che il caso d'uso prevedeva nei step 2 e 3. Poi ci sono tutte le estensioni da aggiungere, queste devono tenerne presente, perché poi queste varie pagine si complicheranno per gestire le varie estensioni. Per ora sto facendo solamente lo scenario principale. Anche qua salvo questo e lo chiamo step 2,3. Allora, la virgola non gli piace, mettiamo semplicemente uno spazio. Quindi abbiamo un'interfaccia in cui si arriva, l'utente cliccherà su Unisciti al team, viene portato a questa pagina nella quale dovrà scrivere il nome. Immaginiamo già di averlo scritto, non mettiamo nome, mettiamo Pinco Pallino. O, se vogliamo fare, lorem ipsum, così è chiaro che è un nome inventato. Il famoso lorem ipsum della volta scorsa. Passo dopo, qui risalvo ancora perché ho fatto una modifica. Passo successivo è quello 4.5, dicevamo, il sistema mostra i dettagli della persona selezionata e permette di inserire un messaggio. Il partecipante scrive il messaggio di presentazione e conferma. Okay. Allora, a questo punto abbiamo scelto una persona, andiamo sulla pagina successiva, clono, vado sotto, a questo punto il nome di questa persona non è più una casella di testo, ma è la persona di cui voglio fornire i dettagli, quindi ad esempio io sto immaginando i dettagli della persona, sono ad esempio un'immagine della foto di questo tizio, con sotto il suo nome,
che si chiamava Lorem Ipsum, poverino o poverina, e poi avrò delle informazioni su questa persona. No, quindi ad esempio ci metto un paragrafo di testo a fianco in cui racconto qualcosa su di lui. Ecco qua il primo esempio di un testo formattato, nel senso che quando noi scriviamo del testo, Balsamic ci permette di mettere dei caratteri di controllo per modificare alcune proprietà. Ad esempio vedete che paragraph è stato messo qua con l'asterisco davanti e dietro ed è comparso quindi grassetto. Oppure text è stato scritto in rosso perché tra parentesi graph c'è scritto color due punti red. Oppure ci sono dei link, se vogliamo far comparire un link lo mettiamo tra parentesi quadrate. Un link generico oppure un link a una pagina vera, il nome del link tra parentesi quadrate e l'indirizzo tra parentesi tonde. Testo in corsivo, sottolineato, sbarrato, eccetera, no? Sono anche possibili usando questa sintassi. Quindi quando già mettete sul foglio un elemento che permette il testo formattato, di solito vi arriva già un esempio messo dentro come questo, se no poi c'è la documentazione se uno vuole fare le cose fini. Però l'idea è che qua dobbiamo scrivere che cosa? Dobbiamo scrivere che ha 10 anni di esperienza, ha partecipato a 6 hackathon, vincendone uno, e poi cosa possiamo scrivere? Esperienza, designer, programmer. E poi possiamo aggiungere magari un'informazione, fa parte di un team, fa già parte di un team di 3 persone. O cose di questo genere, qualche informazione su di lui, no? Il testo cosa dice? Mostra i dettagli della persona selezionata. Foto, nome e qualche informazione. In realtà qua sto barando, perché quel testo lì, sulla base del sistema informativo che ho progettato fino ad oggi, non lo potrei generare, perché quelle informazioni non le ho. Nel mio modello concettuale non abbiamo mai messo l'esperienza della persona. Quanti hackathon ha partecipato potrei ricavarlo, perché ho l'utente, la relazione con hackathon e posso vedere quanti. Anche solo il vincitore probabilmente. Fa parte di un team di 3 persone, lo so. Ma ad esempio il fatto che lui sia un designer e che abbia 10 anni di esperienza, non lo so. Quindi se volessi veramente generare un testo di questo genere, dovrei aggiungere delle informazioni dentro la mia tabella che descrive il partecipante, dentro la classe del modello concettuale che descrive il partecipante. Oppure, viceversa, potrei chiedere a ogni partecipante, quando si registra, di scrivere qualcosa su di sé. Allora qua scrivo il curriculum, diciamo così, la presentazione data dal singolo partecipante. Quindi qua abbiamo buttato giù un'approssimazione che però andrebbe arricchita. E questa è la prima metà, se vogliamo, cioè le informazioni che il sistema dà all'utente. La seconda metà sono le informazioni che l'utente dà al sistema, cioè io che mando l'invito devo presentarmi, scrivere un messaggio di presentazione. Quindi anche qua devo avere un'area di testo ampia, quindi a differenza tra text input e text area, che l'input è di una riga sola, l'area è di più righe, che è uno spazio nel quale io mi devo presentare. Adesso magari riduciamo un po' lo spazio per ragioni di nuovo di pixel liberi sul videoproiettore. Aggiungo un'etichetta che dica all'utente cosa deve scrivere, del tipo scrivi una presentazione ed il motivo per cui Lorem Ipsum dovrebbe accettarti.
troppo lungo, come sempre quando si scrive sul web bisogna accorciare. Chi sei? Perché lorem ipsum dovrebbe accettarti? Diciamo le stesse cose con meno parole, che è sempre meglio. E qui c'è lo spazio in cui io posso scrivere la mia presentazione, eccetera, eccetera. E poi cliccare su conferma. È una conseguenza di ciò che abbiamo scritto nel caso d'uso, ma anche un'interpretazione di come mostrare queste informazioni. E questo caso d'uso è lo step, rappresenta lo step, i passi 4 e 5, se non sbaglio. Sì. Poi, se tutto va bene, passiamo al passo 6, che è quello nel quale il sistema conferma l'avvenuto invio della richiesta. E quindi è una pagina molto semplice, di nuovo clono questa, in cui magari quello che potrei fare è tenere buona questa parte alta e aggiungere sotto qualcosa di scritto grande che dice richiesta inviata a lorem ipsum. E qui non posso fare nient'altro. A questo punto tornerò all'home page, eventualmente. Quindi non ci metto nessun bottone chiudi, o se vogliamo possiamo proprio scrivere torna all'home page, ma non si usa più nei siti, ormai dovrebbe essere evidente la navigazione interna. E questo rappresenta lo step 6. Quindi abbiamo progettato questi 4 mock-up, 1, 2, 3 e 4, che rappresentano i vari passi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del caso d'uso, dello scenario principale del caso d'uso, ovviamente. Possiamo anche dare un minimo, un pochino di interazione in più, nel senso che io posso, con Balsamic, associare. Questo è solo un disegno, ok? Non è una pagina dove non fa nulla, non ci posso scrivere dentro o fare delle azioni, però posso associare alcune azioni molto semplici ad alcuni elementi. Ad esempio il bottone unisciti ad un team, posso fare in modo, vedete che qua c'è una voce links, posso fare in modo che vada alla pagina step 2-3. Questo mette una piccola frecciolina per indicare che questo è collegato a quell'altro. E idem il bottone conferma dello step 2-3 lo posso collegare allo step 4-5 e conferma del 4-5 lo posso collegare al 6. Poi non so se si possa collegare, sì, anche il titolo hackathon potrebbe diventare un link allo step 1, cioè se clicco sul titolo torno sempre all'home page. Questa modifica magari la faccio su ogni pagina. Step 1. Step 1. E poi sullo step 1 anche. Lo aggiungo. Poi volendo, sai, il link all'icona della mia faccia potrebbe andare alla mia pagina del profilo e così via, se avessi tutte queste pagine. Allora, salviamo. Ovviamente le abbiamo modificate tutte, quindi dobbiamo salvarle tutte. A cosa serve aver aggiunto questi link? A permettere a qualcun altro di esplorare questa interfaccia utente, perché finora le abbiamo solo aggiunti per nostra informazione, andando in una modalità, dunque, esatto, a pieno schermo, lo rifaccio piano, in questa icona qua, full screen presentation, fa passare dalla modalità di editing alla modalità esplorativa.
in cui a questo punto immaginiamo che qualcuno entri da questa porta, non sappia che cos'è il sistema, non l'abbia progettato insieme a noi, gli diciamo guarda, dacci una mano e prova a usare questa interfaccia. Quindi lui ha il suo bel mouse gigante, ha delle voci evidenziate sulle quali può cliccare, fa un paura la dimensione di questa cosa, e se ci clicca viene effettivamente portato alla pagina corrispondente. Poi fa finta di scrivere, diciamo, beh, clicca su conferma, no, voglio tornare a home page, torno indietro e così via. No? Quindi è possibile interagire minimamente, nel senso che qua non posso scriverci dentro a questo campo, però perlomeno, anche qua non posso scrivere, però perlomeno posso immaginarmi, che ne so, arrivo a questo punto, l'utente sa cosa deve fare? Sa che qua è bloccato a meno che non schiacci su Hackathon per tornare all'home page? Oppure è meglio metterci un link esplicito, torna all'home page? E questo possiamo provarlo, possiamo sperimentarlo. Magari noi non vogliamo mettere il link perché è brutto e allora dovremo rendere più visibile, più esplicito il fatto che il titolo del sito sia anche un link all'home page, se non è già scontato. Adesso ovviamente queste cose qua rosa danno fastidio, perché sono troppo evidenti, per cui è possibile anche, no scusate, non mi ricordo più qual è l'opzione per non farle vedere nella cosa a tempo a pieno schermo, ma vabbè, lo pensiamo, forse è questo. Ah, eccolo qua. C'è un bottone che prima non mi era comparso qua in basso, attraverso il quale posso togliere le evidenziazioni ai link. E così effettivamente vedo se, ovviamente compare la manina dove c'è un link, ma questo comparirebbe anche sul browser vero. E quindi vedo se l'utente è invogliato ad esplorare le parti della pagina che sono quelle effettivamente rilevanti. Poi come, eccolo qua. Invece la matitina ti fa tornare nella modalità di editing, di modifica. Okay? Quindi qua riusciamo a materializzare ciò che avevamo in mente nel caso d'uso e anche a farlo testare a qualcun altro con un minimo di interazione. Ma siamo solo a metà, perché poi ci sono ancora tutte le estensioni, anzi non siamo neanche a metà. Le estensioni sono risposte diverse che il sistema potrebbe dare, oppure azioni diverse che l'utente potrebbe fare. Dunque, il partecipante è l'unico iscritto. Allora, questo è un caso alternativo al 2. Cioè, quando l'utente clicca su Unisciti un team, il sistema mi dice sei l'unico iscritto per ora, quindi non puoi ancora unirti a nessuno. Quindi non ti mostro questa pagina. Ti mostro una pagina diversa. Quindi posso clonare questa pagina, la chiamerò passo 2A, e scriverò il messaggio di errore dicendo paragraph sei il primo iscritto a questo hackathon, non è ancora possibile unirsi ad altri partecipanti. Riprova più tardi, quando ci saranno. Vabbè, niente, riprova più tardi. E poi magari qui anziché conferma, lo scriviamo chiudi e
insieme al chiudi lo mandiamo all'home page a ricominciare. Questa potrebbe essere la pagina che compare al passo 2A. Adesso in realtà quando è che, quindi qui abbiamo implementato questo, lui funziona, nel senso che se arrivi qua puoi cliccare su chiudi o cliccare su hackathon e viene rimandato all'inizio. Il problema pratico è però come faccio a provarla questa interazione? Perché io ho programmato un ICT e un team in modo da andare sempre deterministicamente a questa pagina. Cioè, dietro non c'è un sistema informativo che sappia se c'è o non c'è. Allora, in realtà quello che si fa è ovviamente sempre di barare, e questo bottone qua lo duplichiamo, dunque duplica, eccolo qua, lo metto magari a fianco oppure fuori per rendere esplicito il fatto che è un'anomalia. Che so, con scritto unico, e questo lo manderò non allo step 2, ma allo step 2A. No, in questo modo chi usa il nostro sistema, vabbè, normalmente va qua su un ICT e un team e fa le sue cose, ma se vogliamo provare cosa succede quando sei l'unico, lo istruiremo e diremo, beh, facciamo finta che tu sia l'unico, allora premi quel bottone, no, per esplorare percorsi alternativi. Perché in questo caso la risposta dipende dallo stato del sistema e lo stato del sistema non è modellato dai mockup, quindi in qualche modo dobbiamo barare, no? Però attraverso questo riusciamo a far esplorare il nostro utente di prova anche dei percorsi diversi. Oppure decidiamo noi di preparare due pagine home iniziali diverse e poi decidere noi da dove farlo partire, ecco, in qualche modo. Richiede un pochino sempre di inventiva riuscire a simulare un sistema che non c'è ancora, simulare il comportamento di un sistema che non c'è ancora. Però con questo abbiamo recuperato il 2A. 3A, il partecipante non inserisce un nome o non conferma entro un certo tempo. Il sistema segnala l'errore all'utente e torna al punto 2. Quindi punto 3. Quindi l'utente non ha confermato oppure non ha inserito il nome, quindi dopo la parola conferma magari non ha inserito il nome. Allora ci serve questa pagina di errore. Duplichiamo questa, andiamo a prenderla sotto, la salviamo col nome step 3A. E lo step 3 consiste nel messaggio di errore in cui si dice allora mettiamo una label. Campo obbligatorio. E questo lo scriviamo in rosso. Magari anche in grassetto. Allora, ci sono sempre due modi di interpretare le cose. O dici di implementare le cose, non di interpretarle. 20 anni fa, nel momento in cui schiacciavi un bottone inserisci e il dato non era corretto, arrivavi a una pagina con su scritto il dato inserito non è corretto, clicca qui per tornare indietro. No? Per fortuna abbiamo passato questa fase, se scrivo conferma e il dato non è corretto, rimango su quella pagina lì, almeno visivamente, poi magari la pagina sotto è cambiata ma non me ne accorgo, e mi compare a fianco del punto in cui ho sbagliato il motivo per cui ho sbagliato. Okay? Quindi questo passo 3A
è ciò che succede se lui schiaccia conferma senza aver inserito il valore. Allora anche qua dovrò modificare il passo 2 aggiungendo un bottone di conferma vuoto per vedere cosa succede se l'utente inserisce il nome. Fingiamo che premendo questa conferma significa che l'utente ha inserito il nome e l'applicazione va avanti. Se invece pensiamo che l'utente non abbia inserito nulla, facciamo finta di premere questo bottone, che in realtà sarebbe questo nel caso in cui lui non abbia inserito nulla, ma questo a balsamico non riusciamo a spiegarglielo, e mi porta a questa pagina di errore, nella quale finalmente potrà premere conferma ed andare avanti. Oppure continuare a sbagliare. Quindi dobbiamo un pochino lavorare al contorno di queste interfacce per rendere esplorabili tutti i percorsi possibili. IVA, il nome inserito non esiste, il sistema segnala l'errore e invita a riprovare. Allora questo è un errore di tipo diverso, però concettualmente è abbastanza simile come realizzazione. Semplicemente lui ha schiacciato conferma e anziché scrivere un conferma vuoto ha scritto un conferma errato, o meglio, ha inserito un nome che poi scopriremo essere errato, nel senso che il sistema poi dirà che è errato. E allora creeremo un altro mockup di questo genere, clona, nel quale cambieremo il messaggio e scriveremo nome non esistente. E questo sarà il nostro passo 4A. E quindi noi torniamo su, dove era il passo 2-3, qua, e conferma errato lo dobbiamo linkare al passo 4A. Via via stiamo integrando dentro i punti, no, del nostro scenario principale quelle che sono le deviazioni. Qui stiamo facendo un passo alla volta, quindi creiamo tanti mock-up con piccole differenze l'uno dall'altro. Però soprattutto se lo dovessimo fare a mano, su un foglio di carta, va benissimo che sullo stesso foglio di carta ci sia questo, questo 2-3, il 3A e il 4A. Cioè mettete insieme tutto con delle note a fianco, no? Ad esempio nome esistente, a fianco una freccia e dice questo compare solo se, nel caso 4A, no? Per non stare a ridisegnare tutto n volte. Qui faccio clona e faccio in fretta, ma poi su carta purtroppo ricopiare costa. E quando ci sono più mockup che sono in realtà varianti dello stesso, mettiamoli pure insieme. Poi, quello più interessante è questo. 4B, il nome inserito esisterebbe, ma ce ne sarebbe più di uno che si chiamano con quel nome, con nomi simili. Allora il sistema indica all'utente l'elenco dei partecipanti il cui nome corrisponde a quello inserito e l'utente seleziona uno dei nomi. Allora qui è diverso, il sistema non mostra un messaggio di errore ma mostra un elenco di alternative possibili. Quindi torniamo al passo 2-3, a cui può succedere una cosa diversa, ancora diversa, quindi aggiungo un altro bottone che è conferma multiplo. È chiaro che se facessi un test con degli utenti reali non devo mettergli, no, quei bottoni lì con scritto multiplo singolo, perché sto
svelando già cosa succede dopo. Dovrò probabilmente preparare mockup diversi, percorsi diversi, e dico ok, con questo utente testo il caso in cui lui abbia iscritto un nome ambiguo, con quest'altro utente invece testo il caso in cui lui abbia scritto un nome non esistente e gli propongo dei percorsi diversi. Ma questo sta nelle strategie di testing. Adesso stiamo cercando di riassumere tutte le possibilità all'interno dello stesso progetto. Allora, conferma multipla è qualche cosa che sta tra l'inserimento del nome e prima della visione dei dettagli, perché c'è più di una persona potenzialmente corrispondente. Allora dobbiamo creare un mockup completamente nuovo, non è proprio una variante di questi esistenti. Un elenco di nomi tra cui scegliere. Allora, questo lo possiamo realizzare in tanti modi diversi. Allora, cosa devo fare qua? E di nuovo sto facendo un mockup per due passi, 4B1 e 4B2. 4B1 perché il sistema mostra all'utente l'elenco delle alternative, 4B2 perché l'utente ne sceglie una di queste. Allora, quali sono le modalità grafiche attraverso cui il sistema può mostrare all'utente un elenco di voci e l'utente ne possa scegliere una? Allora, a me viene in mente un elenco di link, un elenco puntato di link. Proviamo a vedere che faccia avrebbe. Aggiungiamo un paragrafo di testo in cui diciamo che potenzialmente c'è il signor Lorem. Ehi. Lui me lo genera da solo se scrivo Lorem. Ipsum 1. Poi c'è Lorella Ipsum. Poi c'è Anthony Lorem e così via, Sofia Lorem, con la M e non con la N, perché è diversa, eccetera. Allora, questi sarebbero link. Vabbè, magari ci mettiamo un pallino davanti. Semplicemente col trattino lui ti fa l'elenco puntato. Questo è un modo, il più leggero possibile. Quando hai un elenco di nomi devi sceglierne uno. Un altro modo, e poi dovremo scegliere visivamente quale preferiamo, è la lista di nomi. Quindi prendo gli stessi nomi e li incollo in questa lista qua. Adesso togliamo il markup perché non sono più link. E con un bottone di conferma sotto. Nel link non c'è bisogno di conferma, clicco sul link e vado direttamente avanti. Nella lista invece è una lista di elementi, ne scelgo uno e poi clicco su conferma. Addirittura, se la lista fosse lunga, devo prevedere una scroll bar, no? Per navigare tra i vari elementi. E quindi vado su e giù, trovo quello che mi piace, lo seleziono e poi clicco conferma. Una cosa analoga si potrebbe fare, cioè un effetto analogo si potrebbe fare non con una lista, ma con dei radio button. No? Quindi facciamo ancora spazio, ad esempio con radio button,
eccolo qua, un gruppo di radio button in cui vado a incollare qui il radio button si fa con aperta tonda e chiusa tonda. E poi ovviamente il bottone di conferma. Quindi ho le varie voci, seleziono una e clicco conferma. Allora, quella di destra con il radio button può andare bene, come abbiamo visto nelle linee guida della volta scorsa, finché il numero di voci è basso, poche voci. Quella di sinistra, cioè quella di centro, con la lista, può andare bene anche nel caso in cui prevediamo, noi non sappiamo adesso quanti saranno, però prevediamo che il numero di alternative potrà anche essere molto elevato. Allora evito di avere un elenco molto lungo, faccio un elenco più limitato, ma con la scroll bar posso navigarli tutti. Una cosa che non farei, in altri contesti si potrebbe fare, ma adesso non farei, è una combo. Una combo box in cui l'utente possa cominciare a scrivere del testo. Mi sembra che si faccia così. Sì. E poi man mano che scrivo compaiono le alternative sotto. Perché in questo caso non lo farei? Ma perché l'utente l'ha già scritto un nome. E questo era ambiguo. E io qua ho già solo l'elenco dei nomi che corrispondono alle alternative possibili. Quindi chiedere di nuovo di scrivere qualche cosa per andare a scegliere, no, diventa rifare il lavoro due volte. Cioè o la combo box la mettiamo subito. Cioè anziché farti scrivere il nome qua alla cieca, ti metto una combo box, man mano che scrivi compaiono le alternative e se ti accorgi che sono tre o quattro continui a scrivere fino a quando non trovi quello giusto, oppure selezioni quello giusto. Ma non è quello che abbiamo scelto di fare. Quindi, di nuovo, le alternative in generale per fare scegliere l'utente tra una serie di opzioni possono essere queste quattro. In questo caso specifico la combo mi sembra infliggere all'utente il dover inserire lo stesso nome due volte, che non mi piace per nulla. Perché lo devo fare? No, è il contrario dell'usabilità farti fare le cose due volte. Quindi questo in questo caso lo elimino, non lo considero proprio. Quale di queste tre forme preferiamo? È abbastanza, diciamo, indifferente. No, se non... Il primo è molto più compatto, ma è anche più versatile, nel senso che poi, visto che sono dei paragrafi di testo normali, io posso anche pensare di metterci in fianco un'icona, la faccia del tizio, o il numero di stellette, quanto è bravo, quanto non è bravo, cosa che invece all'interno di una lista non si può fare, perché dentro una list box può esserci solamente del testo puro di solito, a meno di non voler fare cose sofisticate. Però una qualunque di queste cose ci permette di andare avanti e proseguire sul passo 4. Quindi qua togliamo queste cose. Proviamo a salvare questo, che era lo step 4A1 e 4A2, giusto? O B? No, B, era 4B1 e 4B2. Quindi ovviamente una di queste tre forme ci piace. Sto pensando al link, se ce l'ho. Ah, in qualunque cosa io clicchi, devo mandarlo a 4, 5. Quindi allora,
4, 5. Ok. Quindi riproviamo la simulazione. No, perdono. Sono partito dal controllo sbagliato. Unisciti a un team. Inserisco. Ah, sbagliato, non avevo corretto questo. Conferma multipla, devo mandarla adesso a 4B1, 4B2. Quindi, parto da qua, unisciti a un team, conferma ma il nome è multiplo, arrivo a questa pagina, a una di queste tre pagine che abbiamo ipotizzato, scelgo il nome che voglio, clicco su conferma e finalmente ho i dettagli di tizio, posso scrivere e andare avanti. Quindi ad ogni passo dobbiamo noi pensare qual è il modo migliore di fornire quell'informazione in quella pagina, qual è il modo migliore di permettere all'utente di darci la sua risposta in quella pagina. E per farlo ragioniamo su quali dati abbiamo a disposizione, cosa dobbiamo mostrare, quanti sono, sono ampi, sono stretti, e si cerca di trovare una soluzione migliore, magari coerente con il resto dell'impostazione del sito. L'utente non seleziona entro un certo tempo, torna al punto 2, di fatto mi dice che se l'utente in questa pagina non ha fatto nulla, si ritorna al punto 2, quindi la scelta del nome. Allora, come faccio a considerare il fatto che l'utente non abbia fatto nulla in questa pagina? Beh, potrei mettere un bottone finto con scritto timeout. Potevo anche farlo prima, sul passo 2. Lo metto fuori, ovviamente, che simula il fatto che l'utente non abbia risposto e lo mando al punto 2. A questo punto sarebbe opportuno dire che questo passo non cattura solamente 4B1, 4B2, ma anche 4B2A. Quindi cosa succede? Se su questa pagina a un certo punto l'utente deve scegliere tra le alternative, non ne sceglie nessuno, vabbè, ricominciamo da capo. Dopo un po' torniamo a questa pagina e riprovaci da capo. 5 è l'utente non inserisce un messaggio o lo inserisce vuoto o non conferma entro un certo tempo. Il sistema segnala l'errore e torna al punto 4. Allora, non inserire il messaggio o inserirlo vuoto è la stessa cosa in realtà. Qui siamo alle alternative di questo passo, quindi stiamo parlando di questo messaggio. Quindi ci stiamo chiedendo cosa succede nel caso in cui lui clicchi il bottone di conferma ma il testo è vuoto. Vai via. Allora, in quel caso devo rimanere sulla stessa pagina, cioè presentare di nuovo la stessa pagina col messaggio di errore. Allora, per seguire il consiglio di prima, non facciamo tanti mock-up tutti uguali, ma cerchiamo di aggiungere gli elementi allo stesso, aggiungiamo qua direttamente il testo. E qui non ho lo spazio per farlo. Campo obbligatorio, lo faccio in rosso, faccio un po' spazio. Dov'è il colore? Qua. E poi però mi ricordo vediamo un po' quali sono gli elementi di markup.
ci metto una nota. Del genere, ci metto una noticina 1 del tipo compare solo di errore. No, delle annotazioni. Che mi aiutano a capire che alcuni elementi non ci sono sempre o compaiono in alcuni casi. E quali notazioni possono essere tolte se questo bottoncino nascondi il markup oppure mostra il markup, che ci permette di decidere, vale anche qua, se queste cose devono essere mostrate agli utenti oppure le dobbiamo togliere perché vogliamo proprio vedere come l'utente reagisce in queste condizioni. No, da questi sotterfugi è chiaro che quando progettiamo un mockup dobbiamo avere chiaro a che cosa lo useremo, che tipo di test vorremmo fare con gli utenti. In questa fase lo stiamo costruendo più come documentazione di progetto, in certo senso, per riassumere tutte le scelte di interfaccia che abbiamo fatto. Poi se dovessimo fare dei test con gli utenti probabilmente dovremmo andare a modificare, creare dei percorsi ad hoc, delle varie alternative, e non mettere tutto insieme. Mentre invece il fatto di mettere tutto insieme, come abbiamo fatto qua, aiuta sicuramente lo sviluppatore, perché vede in un unico punto tutti gli elementi che ci possono essere o ci potranno mai essere anche in caso di anomalie all'interno della stessa pagina. Ok, ci rimane ancora qualcosa? L'utente abbandona, termina con fallimento. Vabbè, però questo non possiamo far nulla, perché se l'utente se ne va non c'è nulla da mostrare perché se n'è andato. Questa è una cosa che il sistema informativo dovrà prenderne atto, senza però poter mostrare una videata del tipo sono triste e abbandonato. E qui anche possiamo mettere il bottone timeout, perché il passo 5A lo cita. E dice riparti da 4, in realtà quindi non serve a niente perché torniamo sempre qua. Mi ripropone questa videata. No? Torno al punto 4, il 5A. Però con queste modifiche, di nuovo, il passo 4-5 si è arricchito, quindi non lo chiamo più solo passo 4-5, ma lo chiamo 4-5, 5A e basta, 5A. Quindi noi, partendo da un caso d'uso, abbiamo creato una serie di mock-up. Qui sono tornato nella vista progetto, progetto richiede di unirsi al team, fatto da una serie di mock-up con gli elementi grafici previsti, abbozzati, non c'è nessuna fotografia, non c'è nessun colore, non c'è nessuna immagine, però c'è la progettazione di come le informazioni verranno mostrate. E anche da qua è possibile lanciare il prototipo e quindi entrare in visualizzazione a schermo aperto. Tra l'altro puoi fare o non far vedere il link, c'è un'altra visualizzazione per poter essere navigata direttamente dagli utenti. Questa è stata pensata via web, in modo che ti dà il link che puoi anche distribuire ad altri che possono fare il cosiddetto testing remoto, cioè anche senza venire da te, gli mandi il link e loro possono visualizzare il prototipo e tu puoi raccogliere le loro impressioni. E qua chiudiamo. Edit, no, torna qua, basta chiudere. Ops. Ok? Quindi questo grosso modo è il metodo di lavoro. Coppie di passaggi, un mockup per ogni coppia di passaggi, per ogni interazione, sistema fornisce dati e utente inserisce informazioni, a cui poi aggiungiamo tutti i possibili percorsi alternativi.
domani in laboratorio dovreste già avere tutti l'invito per entrare nella piattaforma, se a qualcuno mancasse lo si risolve direttamente in laboratorio domani, ci date la matricola e vi inseriamo nel sistema. Finito il tempo, finita la voce, quindi mi fermo qua.